5 segni distintivi della donna di classe. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi si parla di un argomento bellissimo che so che amate. Si parla di classe. Quali sono i 5 segni distintivi che caratterizzano la vera donna di classe? Lo scopriremo in questo video. Nel frattempo vi ringrazio per esservi iscritti così numerosi. Vi invito ad iscrivervi, se ancora non lo foste, al mio canale, così non perderete i video futuri e mostratemi il vostro sostegno con un bel pollice in su. Il primo segno, la prima caratteristica della donna di classe è il saper ascoltare. La vera donna di classe ascolta più che parla. Ovviamente sa anche parlare, parla sempre al momento giusto e soprattutto comunica con eloquenza. Quindi ha la giusta proprietà di linguaggio e le giuste competenze per tenere un discorso. Questo perché? Lo scopriremo fra pochi punti, perché è una persona appassionata che ha sete di sapere. Nei libri più famosi dedicati alla comunicazione c'è scritto proprio questo concetto, il saper ascoltare. Chi sa comunicare bene sa soprattutto ascoltare. Il buon ascoltatore ha già fatto il 50% nella comunicazione. Infatti, gran parte delle persone hanno bisogno di parlare, di sfogarsi. E quindi questa qualità, che spesso viene sottovalutata, è importantissima. Chi sa ascoltare fa un vero e proprio dono all'altra persona. Secondo segno distintivo, la vera donna di classe non si vanta, non si pavoneggia, non racconta a tutti le cose che ha, non parla solo ed esclusivamente dei suoi successi, di quanto è bella e brava la sua famiglia. Sembra strano, ma nella società di oggi ci sono ancora moltissime persone che amano vantarsi, darsi delle arie. Ma non solo, alcune persone, ad esempio, acquistano qualcosa, un capo, una casa, una macchina e dicono anche i prezzi. Quindi questo è un errore davvero madornale di bon ton, ma lo fanno perché vogliono vantarsi, parlare di grandi numeri. Alcuni lo fanno velatamente, vogliono a tutti i costi inserire quel concetto in un discorso, anche se non c'entra. Inseriscono questo vanto velato nella conversazione pensando di farla franca, ma le persone più attente si renderanno subito conto che si tratta di una forzatura, di un'ostentazione. Terzo segno, la donna di classe ha il controllo delle proprie emozioni e questo fa parte di una grande virtù, la discrezione. Questo non significa che dobbiamo vivere nella menzogna e nascondere tutte le nostre emozioni, assolutamente no. Significa avere rispetto dell'altro e capire quando è meglio stare in silenzio. Ad esempio, se una persona ci dice ciao, come stai? È meglio evitare di iniziare a elencare tutti i nostri malanni. Ovviamente c'entra anche il grado di confidenza che abbiamo con quella persona. Però gran parte delle volte, davanti a un ciao, come stai, dovremmo sempre rispondere bene o abbastanza bene. Se davanti a noi però c'è un amico col quale abbiamo particolare confidenza e ci teniamo ad approfondire la conversazione, potremmo rispondere: insomma, poi ti racconterò. In ogni caso, evitiamo di fare la lista dei nostri malanni. Questo è un altro dono che noi facciamo a chi abbiamo davanti, perché abbiamo intenzione di essere positivi e di mantenere un ambiente sereno. La discrezione, se ci fate caso, è una parola che non viene quasi mai pronunciata ed è importante ricordarla. Leggere discrezione sul dizionario è sinonimo di grazia ed è una grande virtù. Il quarto segno distintivo della donna di classe è la conoscenza delle buone maniere. Senza la conoscenza delle buone maniere non è possibile mettere in pratica il bon ton. E bisogna dirlo, la conoscenza delle buone maniere è il risultato di un vero interesse. Mi interessa questo argomento. Quindi conoscere e mettere in pratica le buone maniere è davvero la chiave. Il quadro diventerà perfettamente armonioso. Infatti, a volte mi verrebbe da dire che l'eleganza e la classe siano soggette a delle regole matematiche, un mix, un insieme di numeri che creano armonia. E soprattutto una perfetta coerenza tra il dentro e il fuori della persona. Un perfetto equilibrio tra spirito, carattere e aspetto. Per ottenere questo risultato, come in tutte le cose, bisogna studiare.
quinto ed ultimo segno distintivo della donna di classe, un vero e proprio dulcis in fundo. La donna elegante coltiva diversi interessi. Uno di essi è la lettura. Questo punto si lega al punto precedente perché si parla sempre di conoscenza. E io ne approfitto oggi, 22 ottobre, per comunicare l'ufficiale uscita del mio libro L'eleganza non è un mito. Da oggi disponibile in tutte le librerie fisiche e online. Il libro non vuole impartire nessuna lezione, non vuole dare dei comandi, vuole semplicemente raccontare il mio punto di vista, la mia prospettiva sull'eleganza e raccontare tantissime storie, aneddoti, nozioni, errori che ho fatto, esperienze raccontate dalle mie follower, nozioni chiave di comunicazione verbale e non verbale, qualche citazione importante del Monsignor della Casa, il creatore del Galateo. Una delle mie citazioni preferite è la seguente: le vostre parole dovranno essere chiare e piacevoli sia nel suono che nel significato. La lettura è scorrevole e fresca e spero davvero che questo libro migliori il vostro quotidiano e che soprattutto vi trasmetta durante la lettura una sferzata di energia elegante. Io vi ringrazio per il sostegno e l'affetto in tutti questi anni. E allora vi consiglio la lettura dell'Eleganza non è un mito, come comportarsi con stile in ogni occasione, edito Mondadori. Quindi coltivare molti interessi come la lettura, lo sport, le arti. Le arti sono innumerevoli, non c'è solo la pittura. La cultura in generale, la vera donna di classe è assetata, ha fame di sapere e soprattutto non si sente mai arrivata. Mi rendo conto che le difficoltà quotidiane, lo stress, i vari impegni ci distraggono da questo concetto così nobile. Spesso la vita, il quotidiano, ci porta coi piedi per terra e a volte ci sentiamo schiacciate. È per questo che spesso, io parlo per me, ho bisogno di elevare il mio spirito leggendo qualcosa di magico, di importante. Il mio libro vi trasmetterà questa bellissima sensazione di miglioramento. Perdonatemi se approfitto dei miei canali per farmi un po' di pubblicità, ma io tengo tantissimo a questo libro perché l'ho scritto con tutto l'amore che potevo avere dentro di me. Spero che possiate amarlo e apprezzarlo come l'ho fatto io. Vi ringrazio per la visione di questo video, noi ci vediamo fra pochi giorni al prossimo video. Ciao!